Vi piacciono i best seller? Se la risposta è sì, parlando di auto e non di libri, potrebbe piacervi la Renault Clio, l'auto più venduta d'Europa ma anche d'Italia come modello straniero. Questa è la quinta generazione e allora vediamo subito perché comprarla e perché no. Fuori com'è? Clio che piace non si cambia, o meglio si deve cambiare poco. Sembra questo il motto che si sono imposti i francesi quando si sono messi a disegnare il nuovo modello. Il colpo d'occhio è quasi un déjà vu. Solo un attimo dopo ci si accorge di tutte le novità, come il cofano nervato, il frontale arricchito dei fari con la firma luminosa C, oppure le luci posteriori un po' più massicce, che allargano visivamente la macchina. La fiancata è molto filante, ma meno levigata, perché c'è una modanatura inferiore ed è stata aggiunta una scolfatura a mezza altezza. Nell'insieme, la Clio si fa più macchina. È spaziosa? È più corta di circa un centimetro e leggermente più bassa, eppure sulla carta dentro è più grande. Il bagagliaio innanzitutto misura 396 litri e sono il nuovo record per la categoria. Un miracolo che però ha un prezzo. Il piano è più basso e il bordo più alto. Inoltre il pulsante di sblocco è nella zona del portatarga, dunque azionarlo vuol dire automaticamente sporcarsi le mani. C'è la luce per quando è scuro e le finiture sono adeguate alla classe della vettura. Si potevano posizionare meglio i ganci per ancorare il carico e le articolazioni per l'abbattimento degli schienali 60-40. Il volume sale a 1069 litri, ma lo scalino raddoppia. Anche l'abitabilità è cresciuta, si entra e si esce piuttosto bene, solo i più alti dovranno abbassare la testa. Per le spalle e la schiena invece non è necessario alcun movimento strano, perché lo schienale è posizionato al filo con il passaruota. Una volta entrati c'è spazio per la testa e le gambe, non molto per i piedi se il guidatore viaggia lontano dal volante. Le sedute sono comode e volendo ci si può stare anche in tre. Anche i poggiabraccia ai lati, per quanto ridotti al minimo per aumentare lo spazio, non sono d'impaccio, anzi sono piacevolmente solidi. Peccato che dietro non vi siano né prese di ricarica né portoggetti, se non quelli sulle portiere e le tasche dei sedili. Se ho dei bambini? Per inserire il seggiolino bisogna abbassare un po' la testa e anche la schiena. Il resto è facile, gli Isofix sono protetti da sportellini in gomma e non da tappi che si perdono. A proposito, gli attacchi Isofix sono anche sul sedile anteriore. Quanto al nostro passeggino, nel bagagliaio ci sta, mettendolo di traverso. E la qualità? La vecchia Clio è stata molto apprezzata per il design, ma è stata anche molto criticata per plastica e qualità percepita. Bene, vi dico subito che qui si respira tutta un'altra aria. Cambia lo stile e anche l'ergonomia. I materiali sono morbidi, opachi e montati in modo robusto. La strumentazione è quasi tutta digitale e la console è leggermente rivolta verso il guidatore. C'è un bel senso di solidità generale e anche di accoppiamenti con le finiture. Quasi dandy i rivestimenti dei sedili in tessuto jeans gessato. Ben realizzati tutti i vani portaoggetti. Il cassetto di fronte al passeggero è capiente e stesso discorso vale per quello al centro. Grazie al freno di stazionamento elettrico c'è spazio anche per i portabicchieri, utilizzabili anche per altro con la chiusura a soffietto. È ben accessoriata? Sì, soprattutto per quel che riguarda gli assistenti alla guida. Cruise control, assistente al mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali sono sempre di serie. E c'è pure la radio DAB. Attenzione però che sull'allestimento base, che si chiama Life, si pagano a parte il clima e i fendinebbia. Apple CarPlay e Android Auto sono di serie dal livello Zen in su. Molto ricco l'allestimento Intense, quello dell'esemplare di questo video, con fari e luci a LED, climatizzatore automatico, avviamento e sblocco portiere senza chiave, telecamere per la visione a 360 gradi e strumentazione digitale. Come funziona il navigatore? Lo schermo è capacitivo da ben 9,3 pollici posizionato in verticale, è sempre ben visibile in ogni condizione di luce, a portata di mano e soprattutto semplice nell'utilizzo. La schermata iniziale racchiude i tre utilizzi principali, navigazione, musica e telefono, e basta pensare quello che ci serve e in un paio di passaggi ci si arriva. Buona anche la prontezza di risposta dei comandi. La navigazione sfrutta Google per la ricerca degli indirizzi, ci sono i servizi TomTom ed è assai utile la funzione che permette di vedere all'istante la posizione delle stazioni di rifornimento con il prezzo alla pompa che stanno praticando. Molto utili le schermate che permettono di capire e regolare ogni singolo dispositivo di sicurezza presente a bordo, oppure sfruttare al meglio il sistema di visione perimetrica, o ancora selezionare la modalità di guida armonizzandole con l'illuminazione ambiente. A seconda delle versioni l'auto può essere equipaggiata con Apple CarPlay e Android Auto, utili per usare app esterne come Waze. In città come va? Con 4 metri e 5 centimetri la Clio vede nella città il suo habitat preferito. Lo sterzo è diretto, il raggio di manovra buono
ed è migliorata soprattutto la visibilità grazie ai montanti anteriori che sono più sottili e posizionati correttamente. Va male dietro invece perché le scelte stilistiche penalizzano la percezione degli ingombri, quindi servono tutte le quattro telecamere con visione a 360 gradi e soprattutto, secondo me, sono molto utili i sensori che definirei stereoscopici, quindi in base al suono che emettono tu riesci a percepire la direzione dell'ostacolo e questo limita le distrazioni perché non bisogna guardare lo schermo. La crea di questo perché comprarla è motorizzata con il 1000 TCE, che significa 3 cilindri benzina, turbo da 101 cavalli, ed è un motore che mi ha colpito positivamente perché è molto elastico e ti asseconda una guida diciamo con le marce alte senza farti sentire mai in debito di ossigeno. L'unico neo, se vogliamo, fisiologico è che ci sono un po' di vibrazioni al minimo. Mi hanno colpito positivamente anche i freni, che sono pronti e ben modulabili, ma soprattutto l'assetto che assorbe di tutto, anche con i cerchi da 17 di questo esemplare che sono un optional, il che non è scontato a Roma. Meglio di questa Clio, secondo me, nella categoria fa soltanto la Polo. Un'ultima nota sul pedale della frizione, che in città è molto importante, e vi dico che quello della Clio è leggerissimo ed è poi supportato dal sistema auto hold, quindi freno a mano elettronico che ti blocca l'auto nelle partenze in salita e anche quando il semaforo è rosso. È bella da guidare? Vi ho detto che la Clio è leggermente più bassa, ma non vi ho detto che è più leggera di ben 50 kg, una differenza che si sente subito quando ti metti al volante. Sulle prime il comportamento generale ricorda quello della precedente generazione, ma sul misto, fra le curve, l'auto è più agile e soprattutto più stabile, questo ti dà più piacere di guida e anche più sicurezza. Ecco, da questo punto di vista i vari controlli elettronici di stabilità e trazione mi sembrano fin troppo prudenti rispetto alle capacità di questo nuovo telaio. Per quanto riguarda invece il comfort, vi posso dire che la Clio ha un livello generale molto buono e anche in autostrada l'auto risulta ben insonorizzata, tanto a livello aerodinamico quanto a livello di motore, che peraltro è molto progressivo e quindi si può viaggiare costanti e anche quando bisogna magari fare un sorpasso non particolarmente estremo non è necessario cambiare di marcia. I rapporti, lo ricordo, sono 5 e la manovrabilità di questo cambio è buona anche se non eccezionale. Sono un po' lunghi gli innesti, come è lunga questa leva, lo vedete, il che potrebbe non piacere a tutti. Infine vi ricordo che sulla nuova Clio c'è il Multisense che consente di personalizzare dallo schermo centrale della strumentazione tanto l'ambiente interno a livello di luci e grafiche della strumentazione davanti al guidatore quanto il setting di guida per quel che riguarda appunto la risposta dell'acceleratore e dello sterzo, quindi si può dare più o meno grinta all'auto piuttosto che privilegiare diciamo l'efficienza e quindi ridurre al massimo il consumo di carburante. Quanto consuma? Il 1000 Turbo è sicuramente un motore efficiente, in media si fanno più di 15 km con un litro e queste sono più o meno le percorrenze che si ottengono anche viaggiando in autostrada. In città si scende a 13-14, in statale si sale a 18-20 km con un litro. Per un discorso più approfondito vi rimando alla prova dei consumi reali di Fabio Gemelli. Quanto costa? La Clio in questo allestimento di listino costa 18.900 euro. La soglia d'ingresso, in attesa di altre versioni meno potenti, è la Life con lo stesso motore da 100 cavalli a 16.050 euro. Ma non ha neppure il clima manuale a 850 euro e allora per 1000 è meglio passare direttamente alla Zen che è meglio accessoriata. Ci sono alcuni pacchetti interessanti ma conti fatti se si desidera un'auto ben equipaggiata è preferibile scegliere un allestimento superiore piuttosto che perdere tempo con le combinazioni possibili. Gli allestimenti RS Line e Initial Paris tolgono ogni imbarazzo ma superano di slancio i 20.000 euro. Difetti? L'accessibilità alla zona posteriore potrebbe essere più comoda e avrei previsto per i passeggeri almeno una presa USB. Del bagagliaio non mi piace la posizione della leva di apertura del cofano perché ti fa sporcare le mani e avrei previsto un doppio fondo per modulare meglio lo spazio e creare un pianale di carico piatto quando si abbattono i sedili. Infine non si capisce perché i cerchi Legacy debbano pagare con sovrapprezzo anche su allestimenti ricchi come l'Intense. Qual è la versione migliore? L'allestimento Intense è sicuramente il più interessante. Lo Zen comporta alcune rinunce per il comfort e l'estetica, ma non per la sicurezza. Anche questo motore 1000 turbo è giusto per la Clio, ma se si prevede un uso prettamente cittadino va bene l'aspirato da 65 o 72 cavalli, che è in arrivo e va bene anche per i neopatentati. Per chi vive invece in provincia e fa qualche chilometro in più, c'è il diesel 1500 da 85 cavalli o 115 cavalli. Da segnalare che il cambio automatico a doppia frizione è disponibile solo per il 1300 da 130 cavalli, ma è previsto un CVT per la versione 1000. La consiglieresti?
Un'auto così si può consigliare, se non a tutti, a molti, perché unisce quei contenuti di sostanza che ti aspetti su un'utilitaria di ultima generazione a un bel design pensato per piacere tanto ai giovani quanto alle neofamiglie, che potrebbero sceglierla anche come prima auto se sono soliti viaggiare con pochi bagagli. E perché no, la Clio potrebbe anche essere considerata in alternativa ai SUV compatti che costano di più tanto da comprare quanto da mantenere. Se però siete indecisi, lo capisco, in questo segmento le alternative sono davvero tante, a cominciare dalla Peugeot 208 appena rinnovata, passando per veterane come la Ford Fiesta o la Volkswagen Polo, senza dimenticare la nuova Opel Corsa o la nuova Toyota Yaris, che ovviamente è anche ibrida. Per farvi un'idea completa non vi resta che visitare motorone.com e fare tutti i raffronti del caso, guardare i nostri perché comprarla, e non mi resta che ricordarvi di iscrivervi alla nostra pagina Facebook, Instagram e ovviamente al canale YouTube se non l'aveste ancora fatto.